Amici di Monster Hunter Team, buonasera e questa sera vi spiegherò come realizzare una montatura per il carp fishing. Premettendo dal presupposto che per la pesca alla carpa, in questo caso abbiamo bisogno di attrezzature abbastanza adeguate, come io utilizzo una canna a due pezzi da 3,60 m e un mulinello col Blade Runner. Il Blade Runner, in poche parole, come questo mulinello qua, che è un 6000 della linea F, in poche parole cos'è? È questa leva che sta alla base del mulinello che ci permette di dividere le due frizioni, sia quella posteriore che quella superiore. Perché che succede? Al momento che la canna sta sul pod con il nostro rod, che succede? Che la carpa è abbastanza sensibile alla mangiata, quindi in questo caso qua, quando sta la leva alzata, noi attiviamo la frizione superiore che abbiamo regolato in questo modo qua, molto lenta. Quindi che succede? Che la carpa, in questo caso con il pod attivato, con il rod attivato, che succede? Che quando sta mangiando, molto semplicemente la carpa parte e noi subito sentiamo la boccata in questo modo. Con il Blade Runner facilitiamo la ferrata. In questo caso, che succede? Invece di andare a stringere la frizione per dare la ferrata, con un giro di manovella si attacca direttamente la leva sotto e va in funzione la frizione posteriore. Quindi in questo caso la frizione è abbastanza chiusa e la possiamo regolare in base dopo a come reagisce il nostro pesce. Questa è la funzione di un mulinello col Blade Runner. In questo caso sta montato un trecciato che ha una portata di 60 kg. Io preferisco il trecciato perché rispetto al nylon, come sta sulla bobina del mulinello, questa di ricambio, preferisco il trecciato perché è abbastanza morbido, quindi che succede? Che al momento del lancio non si creano parrucche, che può succedere in questo caso con uno 0,30, uno 0,35. Adesso però andiamo alla nostra montatura. In questo caso, visto che usiamo il trecciato, io a questo trecciato preferisco aggiungere diciamo una trave dello 0,40. In che modo? Allora, come prima cosa mettiamo la nostra chiamiamola girella, non so se si riesce a vedere, è una sorta di moschettone asolato. Quindi che succede? Che io al momento in cui voglio cambiare tutta la montatura, basta che sfilo il nostro, diciamo, la nostra trave e cambio totalmente la montatura. Quindi iniziamo a mettere prima una guaina protettiva. In questo caso inserisco un tubicino in gomma, in questo modo qua. E vado a collegare il mio moschettone in questo modo con il classico nodo. Così. E abbiamo collegato il nostro moschettone. Adesso andiamo ad infilare la nostra guaina come protezione del nodo. Così, non la infiliamo tutta, altrimenti dopo non possiamo collegare la nostra trave. Ecco qua. Adesso
Dopo di ciò andiamo a prendere uno 0,40 in questo caso qua, prendiamo il nostro 0,40 e prendiamo un tubicino in silicone, non so se si riesce a vedere, e infiliamo il nostro tubicino per una lunghezza di circa 20-25 cm sul nostro filo. In questo caso già l'avevo preparato per facilitare un po' le cose. Adesso che facciamo? Andiamo a creare la nostra asola o il nostro cappio. Quindi facciamo in questo modo qua e creiamo il nostro cappio con il doppio nodo. Tagliamo l'eccedenza. In questo modo. E andiamo a collegare questo al nostro moschettone che avevamo collegato alla nostra lenza madre. E in questo modo qua. E andiamo a chiudere con la nostra guaina. Ok, il tubicino in silicone che abbiamo messo prima lo andiamo a riportare fino alla nostra al nostro moschettone come protezione del nodo. Ok, adesso che facciamo? Andiamo ad inserire il safety clip. Il safety clip, che sarebbe questo, non è altro che un tubicino per l'innesto del nostro piombo con la guaina a chiusura, in modo da poter sostituire il piombo in base, o se peschiamo al lago o al fiume, in base al lancio o alla corrente. Quindi che facciamo? Noi andiamo ad inserire prima la nostra guaina conica alla nostra trave, in questo modo. Ci prendiamo un po' di filo, così. Ci andiamo ad inserire l'altro pezzo del safety clip e lo portiamo qua. A questo punto possiamo infilare la perlina di protezione del nodo, se la vogliamo inserire rispetto alla girella. In questo caso io preferisco installare direttamente la girella, perché inserendo la girella, che succede? Che andiamo, facciamo il nostro nodo per la girella, in questo modo qua, classico nodo. Così. E questo caso andiamo a chiudere il nodo. Ok, tagliamo l'eccedenza. E il safety clip serve appunto per portare il tutto a chiusura fin quando non si sente un click, come in questo caso qua. Quindi portiamo tutta la girella all'interno del safety clip, facendo uscire solo l'ultimo anello della girella.
In questo caso andiamo a chiudere il safety clip. E la nostra montatura è pronta. Allora, mettiamo per ipotesi che stiamo pescando in acque abbastanza morbide. Io vado ad installare un piombo, come in questo caso, di un 40 grammi. Lo infilo in questo modo e vado a chiudere il tutto. Così. Ecco, e la nostra montatura è pronta. Ora passiamo al terminale. Allora, per il terminale io utilizzo un trecciato che è un po' più sottile di quello della lenza madre, ossia un terminale che ha una capacità di rottura di circa 20 kg. In questo caso, il terminale per la pesca al carp fishing non deve essere molto lungo, ma io preferisco una lunghezza di circa 20 cm, perché soprattutto se si utilizzano boilies come le pop-up, che succede che se a questa distanza qua ho il piombo e utilizzo il pop-up massimo che può arrivare è un'altezza da 20 cm dal fondo. Quindi che faccio? Io come prima cosa vado a collegare il nostro amo. In questo caso utilizzeremo un amo curvo. Quindi vado a fare il classico nodo dell'amo, come vi ha spiegato il collega precedentemente nel video, e vado a fare il classico nodo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 giri. Infilo nell'asola, mi raccomando, dalla parte posteriore dell'amo e vado a ferrare in questo modo. Adesso per l'innesco della boilies, che succede? Che noi dobbiamo creare un cappio, come in questo modo, per far sì che possiamo infilare la boilies e mantenerla stretta vicino all'amo. Quindi che vado a fare? Vado a creare una piccola asola o un cappio in questo modo qua, a una distanza di circa 1,5 cm, massimo 2 cm dall'amo. Una parte abbastanza complicata per chi ha le dita un po' grandi. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Ok, ecco qua, abbiamo creato, diciamo, il nostro cappio. Andiamo a tagliare l'eccedenza e abbiamo così la nostra montatura per la boilies. Allora, che succede? Per chi non sa come infilare una boilies, presuppiamo, io ho preso una palina in polisterolo per far capire come infilare la boilies. In questo caso prendiamo il ferro che si utilizza appunto per il fissaggio della boilies
vado a bucare la nostra boilies. Eccola qua. Vado a prendere il cappio, chiudo e infilo la nostra boilies. Così. In questo caso io preferisco far girare il cappio all'interno dell'amo. Non so se si vede. E chiuderlo con una guaina. In questo caso utilizzeremo, se la trovo, la guaina trasparente. Eccola qui. Ne taglio un pezzo. E lo vado a collocare dalla punta verso la parte posteriore dell'amo, facendo sì che la nostra boilies resti ferma e non si muova. Una volta creato il terminale, creiamo sempre a una ventina di centimetri il nostro cappio. Questo modo. Con il doppio nodo di sicurezza tagliamo l'eccedenza. E il nostro terminale è pronto. A questo punto io, visto per proteggere il nodo sull'amo, preferisco aggiungere anche qui una guaina di protezione e utilizziamo sempre quella trasparente. Ne taglio circa mezzo centimetro. Utilizzo il ferretto. Vado a prendere il cappio che abbiamo realizzato prima. Lo vado a inserire la nostra guaina di protezione. Lo stesso facciamo per i nodi che stanno vicino, che abbiamo realizzato per formare il cappio. Quindi vado a tagliare il tubicino in silicone di prima, ne taglio 2-3 cm, sempre col ferretto. Vado a prendere il nostro cappio e inserisco la guaina. Così. E la vado a collegare al nostro terminale. In questo caso, per facilitarlo, perché questo, utilizzo questo sempre per velocizzare le azioni di pesca, utilizzo un altro moschettone come quello di prima, questo, lo vado a infilare, uno lo infilo prima nella nostra girella, in questo caso, e
Poi vado ad inserire il nostro terminale. Questo sempre per facilitare il cambio del terminale. E la nostra montatura per il carp fishing è terminata. Spero vi sia piaciuto il video e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Gianluca di Monster Hunter Team.